Il mondo del lavoro non offre opportunità e sempre più giovani faticano ad abbandonare il nido, costretti a diventare indipendenti troppo tardi, intorno ai 29 anni in media, oppure si ritrovano a cercare di soddisfare le proprie ambizioni all'estero. È l'immagine che emerge dall'indagine commissionata da Confindustria Bergamo ad Astra Ricerche. Resta preoccupante il dato che vede in Italia la disoccupazione tra gli under 30 attestarsi al 35%. Un modo per superare questa situazione è promuovere, secondo l'associazione, un ricambio generazionale improntato su migliore formazione, apprendimento di lingue straniere e soprattutto nuove idee imprenditoriali. In una fase di difficoltà economica è difficile partire con una start-up, con una nuova iniziativa. È però molto importante invece cercare di sostenere queste iniziative. Noi come associazione lo facciamo, l'università stessa ha un, diciamo, dedica attenzioni all'assistere e a garantire il sostegno a queste start-up. Io dico, se un giovane ha un'idea buona, ha un'idea intelligente, possiamo dare un sostegno, possiamo dare dei consigli, possiamo, diciamo, creare quelle condizioni che perché l'idea si possa tradurre concretamente in un'opportunità di business. La ripresa deve essere dunque improntata su internazionalizzazione e innovazione, soprattutto nel campo della green marketing e delle nuove tecnologie. Per questo gli ambiti di studio che assicurano maggiori sbocchi professionali restano quelli in ambito scientifico. Se devo dirne, indicarne due, chimico, metalmeccanico, elettronico, insomma, sono questi le figure che noi ricerchiamo. La graduale aumento dell'iscrizione ai licei degli ultimi anni ha portato a un gap tra domanda e offerta, cioè la richiesta del mondo delle imprese è molto più alta di quanto la scuola può creare diplomati tecnici.